Vado perché loro c'era una regola da rispettare. Chi lavorava alle Reggiane, siccome che lì si fabbricavano gli aeroplani, che ce n'è uno ancora se lo vuoi andare a vedere, all'aeroporto di Reggio, l'entrata, ce n'è uno lì coperto, quello lì era uno di quelli che si faceva alle Reggiane. Allora i dipendenti delle Reggiane, i giovani che andavano a militare, avevano il diritto di andare in aviazione. Invece da Lombardini Motori, che facevano i motori per le navi, i dipendenti della Lombardini andavano in marina. Cioè, io sono andato militare, dopo da Bologna siamo andati a Orvieto, ho completato il CAR. Finito il CAR, ci hanno trasferito, io sono andato in un aeroporto lì in Roma. Era una frazione, un paesino che si chiamava e si chiama ancora tuttora Furbara. Qui viene il bello, noi da lì si andava, cioè i vari reparti, si andava a fare la guardia a Roma. Allora siamo andati a fare la guardia a Palazzo Venezia, perché andavi sempre a fare, cioè, durante la settimana, una sera, una notte ci andavano gli aviatori, una sera gli andava gli artiglieri, cioè erano scagionati così. Siamo andati di qua, mi ricordo che c'era un tenente nuovo che quando è venuto a prenderci al mattino, c'era un furgoncino, al mattino alle 8, ha detto adesso giriamo un po' per Roma perché io non l'ho mai visto, fa niente. Vado dentro all'aeroporto. E c'è la posta e mi danno la posta anche a me e vado nella mia camerata, mentre che aprivo una lettera, viene il mio tenente, un certo Santaroni di Ancona, bravissima persona perché mi ha abbracciato dopo di tutta quella storia lì, e viene lì e mi ha detto questi signori hanno bisogno di te. Ed erano tre della polizia, un maresciallo. La prima cosa, mi hanno preso la lettera che avevo in mano e questa lettera, la mia mamma mi spiegava queste parole: sei fortunato, te che sei militare, perché in questi giorni hanno messo dentro Patacini, Boiardi, cioè 5 o 6 persone che lavoravamo sempre assieme in quelle cose. Lei poveretta mi ha detto questa spassionatamente per dire tete a Roma, invece mi sono imbarcato là e quella lettera lì non sono più entrato in possesso e sempre dove andavo c'era quella lettera lì, cioè si aveva tutti l'abitudine di negare che te questo non lo conoscevi, ma io non avevo niente da dire perché lì c'erano scritti i nomi. Dopo un bel mattino partiamo dalla stazione, io poi mi avevano già tolto tutti i gradi, mi avevano tolto tutto, poi avevo anche un po' la barba lunga, ero un po' malmesso. Si parte e durante il percorso la gente, sai, è curiosa perché in quel momento non è che ci fosse disponibilità in su un vagone. Da dire, cioè in altri casi lo facevo, ad esempio quando io sono andato al confino, che eravamo 18, avevamo un carro per noi, si stava tutti lì, non c'era nessuno. Lì sai, la gente ha cominciato a chiedere cosa hai fatto, io poi ci tenevo anche a farmelo chiedere, così sono diventato popolare su quella carrozza, tutti mi davano qualcosa da fumare, tutti mi davano qualcosa e i carabinieri non sapevano mica cosa dire, sai, poi mica andare a dire sono, ti offro una sigaretta, cioè sono cose che se hai un mezzo da nasconderlo va bene, se no così non puoi mica, se non che a Firenze poi i carabinieri hanno deciso di fermare, di scendere, che poi io non ho capito il perché, l'ho poi capito dopo. Perché hanno interrotto tutta la comunicazione che io avevo con questa gente e dopo l'altro treno poi abbiamo preso, c'è stata meno confusione dopo.
Bologna e Reggio Emilia. A Reggio Emilia mi portano in questura subito, e là incomincia la storia di questo, quello, quest'altro, però io avevo sempre il dramma di questa lettera, né? Io certe cose non le dicevo neanche, perché so che le diceva per niente, perché quando Pagliarello, si chiamava Pagliarello, ti chiedeva una cosa, che aveva la lettera in mano, sai poi mica neanche cosa dire, cosa rispondere. Ti hanno trattato male in questura? In questura c'è avuto una cosa mica bella, perché io avevo le manette, no? E loro, ho visto con la coda dell'occhio di dietro che lui cercava di fare il furbo, io mi sono riparato così, lui ha picchiato con la mano e loro si è arrabbiato, mi ha dato due o tre sberlotti. Questo qui, beh, comunque, sai, noi eravamo in coda, perché per esempio quello che ha fatto il mio nome è un certo Montermini che faceva il fornaio, ma lui si è beccato 15 anni al Tribunale Speciale e ne ha fatto un bel po' di che. Per quindi noi eravamo gli ultimi, e infatti le nostre condanne, io ho fatto 4 anni di confino, non ti difendeva nessuno, ti difendevi te come potevi, però quando entravi in quel movimento non c'era mica niente da difendere, noi lo sapevamo anche prima, che se ti scopriva ti beccavi qualcosa, un paio d'anni li dovevi pur fare. Eravamo avvertiti noi di quella cosa lì. Sono stato 2 mesi qui in carcere a San Tommaso, qui a Reggio, poi un bel momento hanno dovuto mandarci via perché hanno cominciato con degli arresti nuovi. Eravamo 18-19, mi pare, tutti immanettati, tutti con una catena unica. E quando siamo arrivati, a parte che i familiari erano stati avvertiti, cioè qui alla stazione, che eravamo tutti immanettati, c'erano anche dei familiari che piangevano poi a sua volta, e te dovevi sacrificarti a ridere, a far finta di niente, perché piangevano loro se te gli davi una mano. Arriviamo a Castelfranco, il maresciallo, il capo delle guardie, è venuto il direttore e gli ha chiesto dove li mettiamo questi qui, che era pieno anche là. E lui ha detto da dove vengono? Ma vengono da Reggio Emilia. Allora dice, se fosse per me li metterei tutti in un pozzo nero. Ok? È una casa buona anche questa qui. Dopo ci hanno messo una cella di punizioni, noi che noi non entravamo mica come punizione, però era pieno anche là. Allora c'erano delle celle particolari proprio da 2 persone, 1 o 2 persone, che c'era la porta con un burettino e basta, e c'era una finestrina là per aria, lì non vedevi, non sentivi, non vedevi mai nessuno. La guardia quando passava a controllare. Sono stato una ventina di giorni a Castelfranco.